Vorrei dirle che io sono in quest'Aula da parecchi anni, forse qualcuno dice anche troppi, e non mi era mai capitato nella mia vita che addirittura senza alcuna motivazione l'Aula è convocata alle 9:30 con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio e, come dissi qualche settimana fa, trattati un po' da camerieri, ci viene comunicato che il Presidente del Consiglio arriva alle 9:50. Non è normale, signor Presidente, non è solo un problema di educazione, è un problema anche di rapporti istituzionali. Lo so, adesso probabilmente si alza qualche collega della destra e dice che è colpa della sinistra perché c'era traffico, magari, perché voi siete capaci di tutto. Però vorrei dirle che mi auguro... ma com'è che siete così eccitati? Adesso parla la Presidente del Consiglio, però fate parlare anche gli altri. Le vorrei dire, esatto, signor Presidente, non so se gli uffici possono... è l'eccitazione... sono eccitati. Vorrei dirle, signor Presidente, che mi auguro che... Io posso anche... Se questo eccitamento aumenta, io posso anche continuare. Posso andare avanti così anche per 40 minuti, come volete. Onorevole Giacchetti. Sì, Presidente, le volevo chiedere semplicemente se lei mi può aiutare con i precedenti degli uffici e farmi sapere se negli ultimi 20 anni è mai accaduto che la Camera, convocata alle 9:30 con tutti quanti per le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, viene rinviata senza una motivazione di 20 minuti perché il Presidente del Consiglio non è in aula. Non lo ricordo, grazie. Grazie, onorevoli colleghi, intanto mi scuso con il collega Giacchetti e con l'Aula perché sono stata io a chiedere al Presidente di rinviare l'inizio della discussione. Non diremo ovviamente che è colpa di qualcuno, ma per un motivo oggettivo di traffico che non mi consentiva di arrivare in tempo. Non avevo previsto quello che ho trovato stamattina e quindi mi scuso con voi e vi ringrazio per la vostra pazienza. Dunque, il Consiglio europeo del 15 dicembre, un appuntamento ovviamente molto importante. No, non ho detto che è colpa di quartieri, ho detto banalmente che c'era del traffico, colleghi, perché è la realtà. Dopodiché ognuno trarrà le sue conclusioni.